Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono di nuovo qua, sono ancora di nuovo qua in galleria, mi sono rifugiato e siccome settimana scorsa più o meno mi sono fatto un viaggio pazzesco mentale, anche questa settimana mi sono ritrovato nuovamente a farmi un viaggio mentale e ho deciso di raccontarvelo. Un piccolo viaggio mentale in cui ho messo in confronto e in contrapposizione due figure che non hanno niente in comune, praticamente niente. Mentre settimana scorsa ho parlato appunto dell'evoluzione dell'arte astratta, cosa che video che anche ho pubblicato sul mio canale YouTube, quindi faccio anche un po' di promozione che non fa mai male. Comunque, tornando a noi, ho fatto questo paragone con due personalità artistiche, con due autori, che non hanno apparentemente nulla in comune, ma forse non ce l'hanno neanche, sono io che mi faccio i miei vari trip. Quindi oggi ho deciso di darvi qualche cenno veloce su un autore ligure importante che io ritengo uno dei grandissimi maestri dell'arte italiana. Parliamo sempre dell'arte del secondo dopoguerra, e oggi vi racconto qualcosa a proposito di Emilio Scanavino. Poi vi racconterò a breve con chi ho intenzione di paragonarlo, almeno per un concetto di opera. Emilio Scanavino è un autore genovese, uno che diventerà il capostipite, dice, no, non il capostipite, comunque una persona di importanza fondamentale per la nuova arte d'avanguardia contemporanea e soprattutto per quella che poi diverrà la corrente dell'informale italiano. Per chi non lo conoscesse, e anzi, io prego molti di voi che si documentino anche sulla sua figura artistica, non proprio su di lui, ma per vedere anche un pochino la corrente che rappresenta, perché insieme a lui ci sono altri importantissimi autori dell'arte italiana che hanno fatto storia, che hanno insegnato anche la storia dell'arte, e mi rivolgo soprattutto anche a voi ragazzi giovani. È il momento anche di approfondire questo tipo di arte, non è irraggiungibile, non è complicato. Anzi, è figo capirla, cioè è veramente figo entrare in questo concetto. Però andiamo avanti lo stesso. Nato a Genova, chiaramente, siamo all'inizio degli anni 20, inizia a frequentare un po' gli studi, ma non è particolarmente entusiasta perché fin da principio comincia a disegnare. Dopodiché si trasferisce subito nell'immediato dopoguerra a Milano, comunque comincia a frequentare l'ambiente milanese, il Giamaica, quindi conosce anche tutto quell'altro gruppo di autori milanesi, tra cui Bai, Fontana e anche altri, ma fin dall'inizio lui comincia a dedicarsi a una pittura di tipo quasi figurativa, no? Il primo passaggio per quegli artisti era sempre figurativo, soprattutto anche con figure di ambito un pochino religioso, tra cui poi alla fine della sua carriera, diciamo, con l'ultima produzione nelle 80, realizzerà un'opera monumentale, comunque di una bellezza stratosferica, che è la famosa Croce del 1980, dove proprio viene a confronto, la potete vedere nel mio profilo Instagram, dove si mette a confronto l'arte contemporanea informale con il romanticismo, ma questo magari ne parleremo in un'altra occasione. All'inizio degli anni 50 conosce Carlo Cardazzo, diciamo, il grande gallerista, fondatore della Galleria del Naviglio di Milano, e inizia un sodalizio, inizia una collaborazione. Bene, lo Scanavino che molti magari conoscono è quello classico della sua tramatura, del suo nodo che lo renderà unico nel suo modus operandi, un autore incredibilmente riconoscibile. Negli anni 50 non ha ancora raggiunto quella tramatura di cui vi sto parlando, ma un pochino più astratto, anche se c'è la sofferenza, c'è la sua forte denuncia e c'è soprattutto quella ricerca interiore, come anche lui in diverse interviste ha evidenziato. Ma per farvi vedere, sapete che io qua ho il mio angolino di opere, per farvi vedere un pochino com'è l'evoluzione, ho scelto un'opera che fa il caso nostro e che proviene tra l'altro dalla Galleria del Naviglio, è quest'opera di olio su tela, io adesso faccio come l'altra volta così la potete vedere, del 1962, vedete? Del 1962, dove non c'è ancora la tramatura perfetta di cui vi parlavo, vedete? C'è qua,
quell'inizio di principio di tramatura, non ancora ben definito, questo si può ritenere un'opera di transito, di passaggio, fino ad arrivare a un'opera già degli anni 70 che ho qua, e quindi la prendo ad esempio, più piccolina, quindi è molto più facile farvela vedere, dove potete vedere qua in basso la tramatura è già ben definita, è già ben costruita, sembra quasi qua una costruzione quasi architettonica e precisa. D'ora in poi prenderò soprattutto opere di questo formato perché per questi video sono utilissimi, oltre ad essere delle opere importanti o comunque sia di un importantissimo valore storico. Bene, c'è un'altra produzione di Scanavino che comincia già negli anni 50, ma diventerà più definita, se vogliamo, a partire dalla metà degli anni 70, ovvero stesso anno di quest'opera piccolina, l'ultima di cui vi ho mostrato l'immagine, anzi l'opera stessa. È una composizione di opere, sono più opere che portano questo titolo e si chiama Alfabeto senza fine. Magari lo potete cercare direttamente sui canali di ricerca. Bene, da quest'opera, è qui che inizio il mio viaggio, ho paragonato un autore che non vi sareste mai aspettati, perché mentre da una parte abbiamo Scanavino, ovvero l'informale italiano, dall'altra parte vi sto parlando di Andy Warhol. Bene, signori, Andy Warhol, il maestro della pop art americana. Ma voi mi dite, ma cosa c'entra con Scanavino l'informale? Bene, se voi prenderete e andrete a vedere le opere che si chiamano Alfabeto senza fine, come anche racconta già un critico che ha fatto un'analisi di questo genere, non l'ha paragonata a Warhol, ma sono io che la paragono a Warhol, sono queste ripetizioni in quasi delle caselle, passatemi il tempo, dei reticoli quadrettati, dove viene riproposto la sua tramatura in un motivo quasi perpetuo, come se non dovesse finire, in un modo quasi seriale. E la serialità, da chi deriva, o meglio, chi è che la usa più di tutti? La usa Andy Warhol con le Marilyn, con Mao, con Liz, con la Campbell soprattutto. Ed è qui che ha inizio questo paragone incredibile. Il genio della pop art che sfocia nell'informale e viceversa per un puro concetto mentale. Voi direte che sono matto. Ma se vi concentrate un attimo troverete assolutamente questa analogia. E poi parliamo comunque dagli anni 60 in poi. Come sapete, Warhol cambia la storia dell'arte nel 1962, come la scoperta dell'America, come la morte di Lorenzo il Magnifico e come quando Picasso nel 1907 dipinge Les Demoiselles d'Avignon, nel 62 Warhol, presentando a Los Angeles le Campbell Soup, le famose tele Campbell Soup, cambia la concezione della storia dell'arte moderna e contemporanea come noi oggi la conosciamo. E quindi, allo stesso modo, Scanavino, con il suo gesto, con il suo modus operandi, con la sua ricerca artistica, che influenzerà anche buona parte del panorama artistico italiano e non solo perché sconfinerà anche all'estero, chiaramente, con amici anche, come un autore affine a lui, ma diversi, che è Rocco Borrella, di cui vi parlerò in un altro episodio. Bene, volevo condividere con noi questo pensiero. Io adesso devo tornare, diciamo, al lavoro. Ci rivedremo presto con qualche nuova pillola d'arte. Volevo condividerlo e buona giornata a tutti. Ciao!